Secondo appuntamento di Viaggio in Molise per la 7ª edizione della Festa della Trebbiatura, un'iniziativa organizzata con impegno dall'Associazione Antiche Tradizioni Contadine. Come vedete ci troviamo in Piazza del Papa, a Termoli, dove è stata ricreata una grande aia. I lavori sono in corso, la trebbia è alle mie spalle, allora restate con noi. Ed ecco una spiga di grano duro appena raccolta e poi vediamo il grano che ha superato poi tutto il processo della trebbiatura. Chiediamo ad Antonio Ricciotti se ricorda qualche vicenda particolare di tanti anni per questo lavoro. È un lavoro che è sempre esistito, si faceva prima la mietitura, la mietitura con la mietilega, la mietitrice, e poi si faceva il covone per la campagna, si passava a fare le biche nell'azienda. E arrivava la trebbiatrice e si trebbiava, che lei ha dimostrato già la spica raccolta e oggi arriviamo al grano. Lavoro che continua. Ma un lavoro continuo, diciamo, adesso è più facile perché c'è le mietitrebbie e non è più quel lavoro pesante di una volta. Nicola Perugini, anche quest'anno avete condiviso questa importante iniziativa. Speriamo proprio di sì. Quello che si può si fa. Il resto, tu sai le cose come vanno. Dicevamo anche insieme agli altri associati, occorre un grosso sforzo organizzativo per iniziative di questo tipo, oltre a quelle che poi riguardano proprio il lavoro. Ci vuole un sacco di iniziative, parecchio. Quest'anno per quanto riguarda la campagna del grano, com'è andata a livello di quantità, di costi, di tutto? Ma io ti dico la verità, è andata abbastanza bene, su 50-55 a ettere l'hanno fatto quasi tutti quanti. Rispetto all'anno scorso? Ma l'anno scorso più o meno stavamo là, più o meno uguale. Quindi la raccolta è andata bene, però questi costi incidono sempre di più? Sì, sempre di più, i costi incidono molto. Carburante? Il carburante è la prima cosa e poi tutto accessorio, rotture e cose varie. Per fare come dire una battuta bisognerebbe fare rifornimento, come dire, nel fine settimana? La regola, forse così, ma speriamo, io me lo auguro. E Mario Arbotti cosa ricorda della trebbiatura di tanti anni fa? E ricordi indimenticabile, io mettevo con la falce prima. Adesso con questa attrezzatura moderna sono ricordi belli, sì. Molto emozionato. Sì, perché ci sono passato e allora... Quindi sì. Hai seguito tutte le fasi, l'evoluzione che c'è stata, la meccanizzazione della trebbiatura, della raccolta del grano. Sì. Io dormivo quando si faceva la trebbiatura, prima che si metteva. Mettevo due covoni per fare l'ombra e lì dormivo la notte. A livello temporale, prima quanto tempo si impiegava per tutta la fase, quindi mietitura, trebbiatura, rispetto a oggi? Com'è cambiato? Ci voleva 30 giorni, anche 40 complessivamente. E oggi? Oggi è una settimana. Ma secondo lei è possibile avvicinare i più giovani a questo settore? Penso di sì. Chi vuole... Non c'è guadagno, però c'è sta possibilità di avvicinare la gioventù di oggi. Ma servono grandi sacrifici anche oggi? Molti. E all'interno di questa grande aia incontriamo anche Luigi Del Ciotto, parlavamo con gli altri della campagna di quest'anno. Possiamo approfondire questo elemento? Com'è andata quest'anno? Quest'anno come il raccolto è andato bene, ma purtroppo ci sono molti costi alti per portare avanti questo raccolto, che c'è uno inizia la semina e non sa alla fine dove va a finire per il raccolto. Alla fine dice, si raccoglie, meno male che è andato così, diciamo, c'è un bel raccolto, poi vai a concretizzare, diciamo, il reddito e non esiste reddito. Facciamo qualche esempio per il prezzo del grano, come viene anche poi portato sul mercato. Cioè il reddito del grano oggi è basso, si parla di 23 euro a quintale, anche se un terreno ti riesce a fare 35-40 quintali di grano, alla fine vai a pagare, metti trebbia,
aratura, ripasso, semina tutti gli organi, diciamo, gasolio che ci vuole, alla fine non riesci a concretizzare un reddito. Perciò dico io, un giovane non può restare nel campo dell'agricoltura, perché oggi qualsiasi persona, qualsiasi giovane ha bisogno del suo reddito. E oggi questo qua non succede sull'agricoltura. Perché? Perché abbiamo degli enti che non ci rappresentano e abbiamo un buco enorme sull'agricoltura, che, per dirti, il gasolio che va a un euro al litro, macchine che consumano un quintale al giorno di gasolio, e tu vai un quintale? Vai a fare una produzione che alla fine riesci a fare quei 40 quintali, 35, 30, quelle che siano, alla fine togli le spese, che è rimasto? Niente. Il grano dove viene portato in sostanza? Quali sono i canali del mercato? Secondo me i canali del mercato oggi sono talmente imbrogliati con le grandi società che il grano nostro va a finire fuori e quello da fuori viene dentro. Allora, quello da fuori che viene dentro, che i costi sono molto bassi, vengono dentro e mantengono quella base bassa. Però il migliore grano ce l'abbiamo noi. Quindi incide la concorrenza? Assai, perché i costi a noi sono alti e noi non possiamo combattere la concorrenza in questi sistemi qua. Certo. Perché i costi là sono altissimi, allora noi la concorrenza non riusciamo mai a combatterli. E quanto allora può incidere la qualità come elemento, diciamo, di... La qualità la nostra è la migliore, secondo il mio punto di vista, perché noi abbiamo un sole che è stupendo, però là non guardano la qualità, là guardano il prezzo, guardano che il grano che viene da fuori lo fanno essiccare con... sostanze essiccatori. Il grano nostro è uno dei migliori del mondo e viene disprezzato. Noi veniamo da famiglie agricole, se no sta festa non la facevamo. Io sono uno dei promotori, sono il cugino di Peppino del Ciotto. Noi nasciamo da famiglie agricole. Lei da un lato fa un'analisi critica e dall'altro poi crede fortemente in questo settore e c'è una grande passione. Io ci credo. Abbiamo dei piccoli terreni, piccoli acri, diciamo, perché di famiglia e roba varia. Vogliamo che i figli nostri restino nelle nostre terre, invece che non restano. Che alla fine non restano, non ci arredere. Come fa a mantenere una famiglia, un ragazzo? Lo chiederemo anche a loro, infatti, e andiamo a cercare proprio qualche ragazzo e chiediamo se crederà in questo settore in futuro. Davanti a questa trebbia che risale prima degli anni 70 incontriamo Teodoro Lepore, tu sei impegnato in questo lavoro che negli anni si è evoluto. Da circa 30 anni faccio questo mestiere, me l'ha tramandato mio nonno, mio padre, e quindi ci siamo dentro. Anche se le cose oggi come oggi non vanno abbastanza bene, spero che un giorno riprenderà questa agricoltura. Magari poi spiegheremo anche i vari valori, tutti i valori che riguardano la trebbiatura, questi momenti, anche la più piccola, la tua figlia. Secondo me ci vogliono queste manifestazioni, perché bisogna far capire alla gente che esiste ancora un'agricoltura, che c'è sempre stata, c'è e ci sarà sempre. Io spero che anche loro un domani staranno dentro su questo tipo di lavoro, proseguiranno quello che io ho iniziato e così andremo avanti. Condivide questi valori? Sì, sicuramente, sono alla base poi della società, della cultura universale, umana. Se togliamo l'agricoltura non ci sarà più niente. L'agricoltura è il motore trainante dell'Italia e penso di tutto il mondo. Mentre ci sono queste varie prove incontriamo Alberto Candeloro, tu sei un controterzista, ci sono tante macchine? Sì, ci sono tante proprio. Per quante macchine ci sono, diciamo che una settimana la trebbiatura è finita. E negli anni come sono cambiate? Tu ne hai viste tante, utilizzate anche? Ne sono cambiate, diciamo, da mo, vediamo, dalla trebbia, poi sono uscite macchine, diciamo, moderne, però prima erano senza cabina, senza aria condizionata, invece mo sono tutte macchine di alto livello che puoi lavorare, diciamo, con la cravatta dentro, non... aria condizionata, telecamera, proprio è tutto computerizzato, no? Tu non, diciamo, non fai niente più, guidi solo lo sterzo che è tutto telecomandato, pure il livellamento, la barra, fa tutto da solo. Per il tuo settore, tu sei un controterzista, come sta andando? Diciamo che va male perché c'è troppa concorrenza e
l'agricoltura va male, è crisi. Occorre una giusta analisi costi-benefici. Il gasolio che è alle stelle e poi tutte le manutenzioni che ci vuole per la macchina, che tu prima che esci devi controllarla la macchina, se no è già, tu anticipi. Però rientri sempre l'anno dopo che inizi a trebbiare. Non è che. Però quello che ci ammazza di più è il gasolio. Grandi sacrifici. Io prima con 5 ettari di terreno ho portato avanti una famiglia di 4 figli, no? Abbiamo vissuto bene, tiravamo avanti, abbiamo anche comprato i terreni ancora, abbiamo comprato una casa. Adesso mio figlio, che è mio figlio, ho vendato di terreno e non può vivere. Perché? Qui c'è il punto. Non ci sono le condizioni. Il punto interrogativo. Come io con 4 ettari ho fatto 20, ho tirato avanti una famiglia di 4 persone. Adesso mio figlio, che ha tutto questo trattore, 20 ettari di terreno, casa, non può vivere. A dove ci sta questo errore, questo punto interrogativo? Perché le cose nostre le hanno buttate a terra. Non sono abbinato con altre cose. Se noi compriamo un trattore costa 100.000 euro, io per comprare un trattore 100.000 euro, quanto grano devo vendere? Devo stare 50 anni, però devo stare senza mangiare io. Ecco perché non ci troviamo con i conti. Non è che hanno fatto la cosa, questo costa 1.000 lire, pure la mia 1.000 lire, no. Hanno fatto una cosa tutto sballata, stiamo fuori. Ecco perché non possiamo vivere. E incontriamo Giuseppe Di Lorenzo, vicepresidente dell'Associazione Cavalieri della Costa Molisana e del Regio Tratturo. Voi avete condiviso questa iniziativa e avete collaborato attivamente. In che modo? Innanzitutto materiale. Noi abbiamo provveduto ai cavalli, ai buoi, alle vacche, al trasporto dei covoni di grano, un po' a tutto quello che è la parte non meccanica. Poi per la parte meccanica se la sono viste Peppino, mio fratello. L'iniziativa è riuscita? Riuscitissima, come tutti gli anni, dopo tutto. Sono diversi anni che la facciamo, sono 6-7 anni che la facciamo. Questo. E questo poi, la partecipazione del pubblico, di tanti visitatori, premia anche questo sforzo, questo impegno organizzativo da parte dell'Associazione Tradizioni Contadine, voi che avete collaborato, di tutti coloro che hanno creduto in questo progetto. Certamente, quello è l'unico premio, è l'unica cosa che ci aspettiamo dopo tutto, tanto lo facciamo solo quasi per questo, per noi, perché a noi piace rivivere queste tradizioni, queste vecchie tradizioni, e ci piace riviverle nel miglior modo possibile, cioè come erano vissute all'epoca, noi le riviviamo adesso, giorno, notte, preparando gli animali, preparando i trattori, stando sotto un trattore per tutta la nottata perché sto trattore non parte, visto che è un trattore che ha 60-70 anni. E così nel preparare vacche che non sono più abituate a portare i carri, buoi che non sono più abituati a portare i carri, caricare sti carri, muli, abbiamo portato dei muli che stiamo domando per queste cose qua, cavalli, asini, tutto ciò che sono gli animali che facevano parte di questa tradizione. Signora Maria Liberata del Ciotto, vedo che quest'anno c'è anche questo singolare mercatino, cosa avete realizzato? Veramente ho realizzato questi con tutta la paglia. Poi sono ciotoli, no, con la caratteristica nome Trebbiatura Termoli, i mazzetti di grano perché dicono che portano fortuna in casa. Tanti elementi simbolici. Sì, tutti fatti con la materia prima del grano, anche la carta, no? Carta, cartoncini. Peccatino, ma alla fine c'è una pesca, vedo i bigliettini. Sì, abbiamo fatto anche la pesca per i bambini perché i bambini non gli serve niente, il mercatino per loro non rappresenta niente, invece la pesca, pescare un biglietto per loro è coinvolgente. Sì, sì, molto. Allora chiediamo proprio a lui, come ti chiami? Michael. Ti piace seguire questo lavoro, magari vorresti partecipare anche tu a qualche fase? Sì, a tutte le fasi. Allora sei emozionato? Sì, molto. Nella grande aia allestita qui in Piazza del Papa incontriamo il presidente dell'Associazione Antiche Tradizioni Contadine, Peppino Del Ciotto. Anche quest'anno l'iniziativa è riuscita con un grande successo. Anche quest'anno ce l'abbiamo fatta a rifare questa festa con molta fatica e molto impegno. Comunque ce l'abbiamo fatta. Abbiamo rifatto la festa, abbiamo riorganizzato tutta l'aia
qua a Piazza del Papa, cerchiamo di riuscirci anche quest'anno. Presidente, il programma cosa ha previsto? Il programma stamattina abbiamo fatto la benedizione di tutti i mezzi con il parroco Padre Enzo e abbiamo fatto la benedizione, dopo la benedizione abbiamo fatto colazione e abbiamo fatto il corteo da Viale San Francesco a Piazza del Papa. Un corteo, come dire, agricolo all'interno di una città. Veramente abbiamo fatto una cosa che a Termoli veramente si vede solo una volta all'anno, con i buoi, i carri, i cavalli. È una cosa... città poi di tradizione marinara. Soprattutto. Quindi abbiamo fatto, cioè ogni anno facciamo questa cosa, che facciamo vedere almeno delle tradizioni contadine che a Termoli si vede ben poco. Vediamo che poi la risposta è stata forte, con un pubblico numeroso, sia di grandi, come dire, che piccini. No, quella è una soddisfazione più grande che possiamo avere noi, di tutti gli organizzatori, io, di Lorenzo, Luciano, Peppino, De Cinque, Giacinto. E di chi in questo momento non ricorda, perché poi qualche nome salta sempre. Fortunato, Domenico Fortunato, tutti i miei nipoti, Mirko, Steven, Luca, Angelo, Rocco, dovrei elencare un sacco di ragazzi, cugini, zii. Ecco, qui ci sono state le prove di Trebbiatura, la Trebbiatura vera e propria. Poi sono stati allestiti, come abbiamo visto, stand gastronomici, c'è stato lo spazio per l'equitazione, giochi con i cavalli e tante altre iniziative per coinvolgere il maggior numero di visitatori. Ma soprattutto perché non ci limitiamo solo alla festa della Trebbiatura, ma anche per far giocare un po' i bambini con i cavalli, per fare qualche giretto ai bambini neonati. Abbiamo dei cavalli docili che possono fare queste cose per i bambini. Tra i tanti ospiti è arrivato qui anche il presidente della regione Michele Iorio, che poi ha sottolineato, evidenziato un grosso sforzo organizzativo da parte vostra. Sì, sì, ci ha onorato di questa cosa, lui è rimasto meravigliato il fatto, dice, ma insomma a Termoli, città marinara, si fanno anche queste cose. Per fortuna, no purtroppo, per fortuna si fanno anche queste cose qua. Ecco, chi vuole ringraziare? Forse la persona più cara che c'è nel mio cuore. Mio fratello, che purtroppo è venuto, adesso devo dire purtroppo, che è venuto a mancare. Lui era il perno di questa festa, che purtroppo non c'è più. Lo ricorderemo sempre tutti quanti. Sì, sì, sì. E lui la forza che ci fa fare questa festa. E che poi guida la tua e la vita di quanti l'hanno conosciuto. Sì, e infatti ce l'abbiamo sul cartello. Il suo sorriso è la cosa più bella che ci può avere. Vediamo anche nella tua medaglietta. Sì, sì, ce l'ho sempre al petto. L'appuntamento dunque per l'anno prossimo? L'appuntamento per l'anno prossimo, dovremmo stare tutti quanti qua, dal primo all'ultimo, con la stessa forza, con la stessa energia e con lo stesso stato d'animo. E con l'appuntamento al prossimo anno si conclude anche questo speciale di Viaggio in Molise, dedicato alla 7ª edizione della Festa della Trebbiatura. Vi ricordiamo che tutte le puntate di questa trasmissione sono disponibili anche sul nostro sito internet www.telemolise.com e sul canale tematico del digitale terrestre Molise Mio.